Ma buon salve fortunati spettatori e benvenuti in questo nuovo video. E oggi siamo qui con una reazione dopo secoli e secoli, perché lo vedete anche qui, il buon Mark Litgames04 ha fatto un altro YouTube su di me. A distanza di un anno e due mesi, circa, ha fatto un altro YouTube su di me. E se vedete che qui sono un po' scuro, è perché oggi la natura ci ha fatto un bello scherzetto. E piove. E non è che dici piove, vabbè, tieni le persiane aperte, tanto che ti frega, entra comunque la luce, anzi meglio perché almeno le nuvole fanno da softbox. No, perché tira tantissimo vento e in sottofondo si sentirebbero le persiane sbattere addosso alle pareti. E quindi oggi reagiremo a questo video e prima di tutto voglio dirvi una cosa: sono felicissimo perché ho fatto funzionare OBS e sono per una volta sono senza PVR ed è comodissimo, raga, perché il PVR una volta su 5 ti registra l'audio e le altre 4 ti dice no, non te lo registro perché non mi va. OBS, sono riuscito a farlo funzionare. Era tipo un anno e mezzo che lo volevo far funzionare. Solo che per il problema del black screen che faceva qui non riuscivo a registrare, cioè mi registrava tutto nero. E sono riuscito a fissare sta cosa. Ok, iniziamo. È la prima volta che reagisco da YouTube. Tutte le altre volte ho reagito col video scaricato, quindi non lo potevo stoppare perché non è che stavo registrando lo schermo. Era un macello. Invece così, Madonna, mi si è aperto un mondo. Premetto che non me la sono spoilerata per niente proprio. Tanto like preventivo. Sì, sono fatto così. Al massimo se proprio non mi piace il video lo tolgo. Ma anche perché, raga, 2 minuti e 25. Io il massimo che sono riuscito a fare. No, io mi pare una YouTube poop 2 minuti e mezza. L'ultima non conta, raga, quella con Giubbotrillo, perché era una entry collab. Quindi la metà l'ha fatta l'altro youtuber, The Tanker Page. Vi lascio il link qua sotto in descrizione, insieme al canale di Mark Lit Games e il video. Buon salve fortunati spettatori e benvenuti in questo nuovo video. Partiamo subito dalla cosa che attanaglia moltissimi youtuber, anche grandi, parliamo di Favij. Occhio, 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 anche a me è successo. Giuro, anche a me è successo. Ovvero, YouTube vuole togliere la mia. Chi a moltissimi. No, aspetta. YouTube vuole togliere la mia. Chi a moltissimi. Poi anche l'effetto dell'iscritta non è per nulla brutto. Giuro, anche a me è successo. Ovvero, YouTube vuole togliere la mia. Chi a moltissimi youtuber. Perché non è proprio il massimo, perché funziona male. Però se effettivamente una persona si diverte, cioè alla fine Favij quest'anno è un pirla. Ok, nice plot twist. Favij quest'anno è un pirla. Ciao, sono Lorenzo, 20 anni e faccio lo YouTube. Il mio canale da quando esiste è sempre stato gameplay, 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 gameplay
mai. Qual killer? Però un Dio. E mi po- ok, aspetta. Questa la devo risentire perché Dio. Orgoglioso. Dio. Fa politica. E Luigi Di Maio. Qual killer? Però Luigi Di Maio fa il killer prelibata. Però un Dio. Che mi porto volentieri per le giostre. Siamo qui oggi per parlare dei 6 youtuber che meriterebbero di stare più in alto, che meriterebbero almeno 50.000 iscritti. Partirò da FaviJ. Oggi sono orgoglioso. Non ho idee. Non ho assolutamente idee. Potremmo... guardate quanto era messa male la luce questa qui. Questa luce qui. Perché? Perché era messa... cioè io sono nero qui. Fare una YouTube poop su Ratrix? Sì, ma quella è uscita una settimana fa. Non penso sia il massimo. Beh, tra l'altro la stessa reazione, cioè facepalm nel momento in cui lui faceva il facepalm. Amico mio, che palle che sei. Ho una domanda: perché dopo 3 giorni è finito in tendenze? Ma poi neanche nelle tendenze normali, nelle tendenze gay. Nelle tendenze gay. Che cosa? Ma è un loop? È un loop. Sì, è un loop. Ben fatto, però. Comunque, adesso parliamo di cose un pochetto più serie. Probabilmente vi sarete accorti che negli ultimi giorni mezzo mondo sta parlando dell'articolo Raturix curato YouTube dicendo che non accadrà nulla. Raturix. Comunque, ragazzi, io sarò sincero. Non sono tanto preoccupato per Raturix, ma più che altro per... ok. Questo. E quindi ragazzi, come mezza YouTube Italia, anche io oggi salirò sul treno dell'hype nell'insultare l'articolo Raturix. Cosa vi posso dire? Ciuff ciuff, figli di Raturix. No.
spero che il video vi sia piaciuto. Schiacciate il tasto iscriviti e schiacciate la campanellina per ricevere notifiche quando carico un nuovo video. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Beh ragazzi, fantastico. Noi ridiamo e scherziamo, ma chi non lascia like è un figlio di Radorix. Che dire, sicuramente fatta bene. Una delle migliori probabilmente, sia per lunghezza sia... È un concentrato di ignoranza, che è quello che piace a me. Mi spiace che abbia solo 2 like questa YouTube Poop. Infatti vi invito ad andare in massa a commentargli sotto. E anzi, dovete commentargli con viva i cetrioli, dato la perla che ci ha lasciato tipo... Aspetta che ora ve la ritrovo. Eccolo, l'ho trovato finalmente. E quindi niente ragazzi, direi per questo che è tutto. Io vi ricordo di iscrivervi, lasciare il like e di condividere il video. Scusate se in questo periodo stanno uscendo pochi video, ma anzi, vi faccio vedere una cosa prima di lasciare. Dovevi di dare il video di Smash, quello nuovo che ho registrato con Simone. Guardate la traccia audio come si comporta bene. Eppure non è colpa del microfono e del programma che ho usato per registrare l'audio, ma del programma di editing. E quindi niente, la vita mi odia, se usciranno pochi video perché rischio di buttare una registrazione al cesso. Ciao.